Recentemente, ma nella storia di questo stabilimento, negli ultimi 10 anni sono stati investiti più di 7,4 milioni di euro come media tutti gli anni. Recentemente abbiamo approvato in Consiglio di amministrazione un'ulteriore tranche di investimenti di circa 13 milioni di euro che si suddividerà in due parti. La prima è rivolta al mondo dei biscotti, lo stabilimento è uno dei più grandi biscottifici d'Europa e vedrà un potenziamento importante della capacità di confezionamento con una nuova linea di confezionamento verticale in biscotti prototipale ed innovativa. La seconda invece è volta a potenziare l'offerta degli snack salati con un'innovativa ricettazione e sapore e con un packaging decisamente più moderno ed innovativo. Il totale dell'investimento è circa 13 milioni di euro, ma ripeto, fa parte soltanto di una tranche di investimenti che verrà ulteriormente sviluppata in questo sito, così come negli altri 5 stabilimenti della Baker Italia. Allora, la Baker è caratterizzata da diverse categorie di prodotto, sicuramente la categoria dei biscotti è una delle più dinamiche ed innovative, è una delle categorie più strategiche e di sicuro ha attratto grandi investimenti da parte di Barilla, in quanto il mondo dei biscotti, la categoria dei biscotti è sempre stata crescente, per cui oltre all'innovazione abbiamo dovuto negli anni sviluppare anche la capacità, quindi incrementare la capacità in modo da soddisfare la domanda. Però ci sono anche altre categorie di biscotti farciti che sono fortemente crescenti, così come ci sono altri siti produttivi anche del sud Italia che a breve vedranno lanci di nuove merende, per esempio, che è un'altra categoria che stiamo sostenendo con forti processi di innovazione.